Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Siamo a domenica, domenica mattina, con questa luce. Sono le 9:20, io sono pronta, ho fatto qualche cosina, niente di che a casa. Ho solo cambiato le lenzuola, ho messo il piumino nel letto, ma quello leggero leggero, e ho pulito la cucina poco. Stamattina ho messo la maglia che ho comprato ieri da Calliope, l'ho lavata, l'ho stesa fuori, ma è umida. Ho provato a metterla una ventina di minuti in asciugatrice, ma non si è asciugata tantissimo, infatti l'ho asciugata un po' col phon. E vabbè, per fortuna sta uscendo un gran caldo, io sto morendo dal caldo e è molto carina. Infatti stavo pensando di andarla a prendere anche in nero, visto che c'è ancora lo sconto, la pago 9 euro e secondo me come prezzo è ottimo. È un po' grandina perché ho preso la S, ma preferisco perché, siccome non l'ho ancora messa in asciugatrice, sono certa che un po' me la restringerà e preferisco qualcosa di un po' più largo. Poi a me questa è tipo una felpa, mi piace così larga, mi piace tantissimo. Infatti spero di trovarla anche in nero se non hanno svuotato il negozio. Ieri poi ho fatto la tinta ed è venuta molto bene, io la faccio solamente nelle radici, quella di la marca Palette 1.1. Il nero classico e mi trovo molto bene, copre i capelli bianchi, mi dura un mese e la pago 4 euro. Ripeto, la metto solo nelle radici, dappertutto e diciamo che le punte le lascio così. Mio marito ha appena portato fuori Joy, noi andiamo, non so dove, volevamo girare per il mobile. Cercare di terminare il mobile nel corridoio, quindi prendere dei fiori che voglio mettere nel vaso e qualcosa nell'altro angolo, ma non so ancora dove andiamo. Ieri abbiamo utilizzato una delle due pentole che abbiamo comprato, quella un po' più grande, proprio per le verdure, diciamo, non il pentolino, ma ragazze, c'era scritto che andava bene per il piano induzione, ma non va bene perché dopo mezz'ora che era sul piano induzione, al massimo a 9, che per noi è massimo, era tiepido, non cuoceva e quindi niente, o la andiamo a cambiare se ce la cambiano, se no la regalo o ai miei suoceri e niente, dobbiamo girare anche per trovare una pentola vera e propria. Ma piacerebbe andare da IKEA, così magari troviamo tutto lì, ma come sappiamo gli uomini IKEA non piace. Va bene, adesso andiamo, vediamo un po' dove andiamo a finire e vi porto con noi. Allora, ci siamo fermati un attimo. C'è una giornata stupenda, ragazze, c'è un sole. Mi scoccio solo di non aver mandato la lavatrice con le lenzuola per stenderle fuori, però hanno detto che sarà bello anche domani. Niente, le stendo fuori, poi le lascio sotto, diciamo, sotto la veranda. Allora, siamo passati da Calliope, eccola qua la spesina, e in più anche da Yask. Abbiamo trovato dei fiori da mettere all'interno del vaso e basta, non abbiamo trovato nient'altro. Avevo visto una cesta perché in sala voglio mettere una cesta dove andrò a inserirgli le coperte. Solo che mio marito non gli piaceva. Allora abbiamo detto: ascolta, è una bella giornata, non abbiamo tanta voglia di tornare a casa perché comunque è da tanto che non c'è una giornata così. Quindi abbiamo detto: andiamo a farci un giro al mare, cioè nella zona del mare, e andiamo all'Esparavenna perché nei negozi fuori c'è casa. L'avevamo vista un paio di settimane fa, molto bella. A mio marito piaceva tanto, allora abbiamo detto: niente, qui, cioè, ci sono 10.000 posti e la gente sembra che faccia apposta e parcheggia davanti a me e io mi vergogno. Comunque, abbiamo già deciso di prendere quella cesta lì, quindi torniamo, così sistemiamo tutto, ragazze, perché sono stanco, ho proprio voglia di rilassarmi la domenica a casa, anche perché sicuramente, salve signora, se vuole facciamo un video insieme. Sicuramente arriveranno delle giornate piovose, e voglio stare a casa, ragazzi. Proprio ho bisogno di stare a casa. Infatti, ho detto andiamo. Magari, se abbiamo voglia, ci mangiamo una piedina lì e poi torniamo a casa. Ho già scongelato della roba per stasera e quindi abbiamo preso solo i fiori lì, li abbiamo trovati a 3 euro e qualcosa. Poi sono andata da Calliope e ho preso lei in nero. Eccola qua, in nero.
e poi ho preso una maglia bianca semplicissima che voglio mettere per il lavoro sotto alla divisa, questa qui proprio semplice, e l'ho pagata 5,65, però mi hanno fatto un ulteriore sconto del 10% e in tutto ho pagato 12,85. Buono come faccio qui, solo che mi vede. Allora, la maglia è questa qui, ne approfitto perché mio marito, ripeto, non so se ve l'ho detto, è andato dal cinese a prendere una lampadina per la abat-jour che abbiamo comprato già qualche settimana fa mia figlia, ma mio marito pensava di avere la lampadina ma non l'aveva. Allora, questa è la maglia, come questa qui appunto, veniva 10 euro, ma alla fine mi hanno fatto un ulteriore sconto e quindi in totale invece di 15-16 euro ho pagato 12 e qualcosa. Ne ho approfittato visto che gli sconti credo che siano solo per questo weekend, per l'inaugurazione appunto del punto vendita. E niente, adesso aspetto mio marito, prendo un po' di sole e dopo andiamo appunto da Casa Shop e cerchiamo di sistemare tutto quanto perché non ne posso più. Voglio stare a casa, godermi la mia casa. Poi oggi pomeriggio voglio fare una bella crostata. Ho preso anche la marmellata, abbiamo preso la marmellata ieri. E poi tanto domani sono a casa, voglio dedicarmi alla mia mamma e a mio papà e anche alla casa. Perché come avete visto in questo weekend non ho fatto niente, ma ultimamente i weekend sono così, perché tra la spesa, tra che facciamo gli ultimi giri per la cucina e per la sala, e voglio concludere perché voglio rilassarmi a casa, svegliarmi con calma, fare le mie faccende. Spero davvero che magari nel weekend ci sia la pioggia, io che odio la pioggia, ma proprio voglio stare a casino. Allora, siamo appena tornate a casa, è l'una esatta, guardate, io stavo già ritirando i panni da fuori, mio marito ha portato fuori Joy e si sta benissimo, purtroppo la lavatrice delle lenzuola non ha ancora terminato, e vabbè, tanto devo ritirare questi due stendini e poi vedo di stenderla, diciamo di stenderle fuori. Allora ragazzi, adesso volevo prendermi un caffè, poi vi faccio vedere. Dunque, sono stata da Pinalli che ho preso la mia matita per la classica che prendo sempre di Nabla, perché c'era lo sconto e ne ho approfittato visto che Pinalli da me è in centro, ma adesso stanno ristrutturando tutto, c'è un casino, e invece lì all'Esp c'è proprio il negozio fisico, ho preso lei e poi ho preso un altro perché prendendo due prodotti di make up ti facevano un gran sconto e ho preso un altro di questi qui che adesso vi faccio vedere, così dopo metto a posto. Che io questi ne ho altri due e uno l'ho quasi terminato, per chi ve l'ho già fatto vedere tante altre volte, invece di prenderlo di nuovo uguale ne ho preso quello nuovo, ce ne sono due nuovi e ho preferito prendere lui che si chiama Solar System ed è questo sui toni dell'arancione, perché secondo me come carnagione, cioè adesso non si vede benissimo, a me stanno meglio, vedete la meraviglia di questo. Poi sono dei blush, io li metto e vi dirò, mi durano quasi tutto il giorno. E poi la mia solita matita nera di Nabla che ormai utilizzo da una vita, che è lei, ne ho un'altra ma è quasi finita e vabbè, e questa qui la classica, il matitone, adesso ve lo faccio vedere. Ma ripeto, chi mi segue da tempo sa che io ormai la utilizzo da anni, è proprio lei. Allora, vi faccio vedere che cosa abbiamo preso come fiori. Allora, abbiamo preso questi qui da... Oddio, non me lo ricordo più. Comunque, abbiamo preso questi da Yask, 3,50 € l'uno, vedete, sui toni dell'azzurrino e sui toni del marroncino chiaro. Questi qui ne abbiamo presi 2, 3, 4, 5 euro, venivano 3 euro, e siamo stati da casa, li abbiamo visti a 2,50 €, vabbè. E poi da casa invece questi rametti che io andrò a inserire qui all'interno, adesso
Vi vedete male, ragazze, vedete tutto un po' più scuro, ma rimane un po' più sul leggero, vedete questi qui, e questi li abbiamo pagati 3,95 euro, in modo che riprenda un po' il legno. Allora, la cesta da casa le ho viste, ma venivano 60-70 euro, ho detto anche no. Ne avevo vista una da Jaska 17 euro, mio marito non l'ha voluta prendere, ha detto magari troviamo qualcosa di un po' più carino, ma alla fine domani, se riesco, passo a prendere quella lì, perché è molto carina, 17 euro. E poi, ragazzi, ho preso lui che avevo già visto la settimana scorsa, questo tagliere bellissimo che io metterò dietro all'altro, dietro quello lì, perché vanno tanto di varie dimensioni, cioè guardate che bello. E questo qui lo posso utilizzare anche per portare dei piatti a tavola, magari anche quando ho degli ospiti, perché è proprio un vassoio da portata e mi è piaciuto tanto. Questo qui l'ho pagato 14,95, cioè bellissimo, stupendo. Questi sono stati i nostri acquisti, basta, non ho preso nient'altro. Poi vabbè, vi ho fatto già vedere quello da Calliope e niente, magari, ragazzi, adesso ci vediamo domani. Allora, ragazze, sono le 8 e io sono in queste condizioni. Adesso abbasso, altrimenti ho paura che YouTube mi blocchi il video. Allora, ho tolto il tappeto, l'ho sbattuto, l'ho messo un attimo fuori a prendere aria e questa è la mia situazione. Adesso anche lì in cucina c'è il macello e faccio partire il robottino, perché ultimamente lo sto facendo partire poco, sinceramente. Preferisco utilizzare io l'aspirapolvere, però oggi ho proprio voglia che faccia lui una bella pulita, una bella aspirapolverata sotto al divano, in quegli angolini lì. Infatti adesso porto via tutto e anche sotto i mobili della camera di mia figlia e della mia camera. Quindi niente, lo faccio partire. Ragazzi, per i pavimenti utilizzo lui, che ho già da un bel po', eh. La mucchina igienizzante pavimenti rimuove gli allergeni senza risciacquo ed è flacone 100% plastica riciclata ed è indicato anche per chi ha animali domestici in casa, quindi ottimo, e ha un buonissimo profumo. Io non ne metto tantissimo, ragazze, ultimamente sto facendo così, anche nella lavatrice
c'è soprattutto nella lavastoviglie, perché l'eccesso di detersivo ce lo ingeriamo. Tanto bene o male, ragazze, non è che almeno i miei piatti non sono sporchissimi, eventualmente ho delle pentole molto sporche, quelle preferisco sempre lavarle a mano. Eccomi pronta, ragazze. Oh mamma, che corsa! Sono le 9:30 e devo andare dalla mia mamma. E prima però devo ancora portare fuori Joy. La casa è tutta pulita, ma di quella pulizia che piace a me, molto profonda, che ormai sto facendo una volta alla settimana dopo il weekend. Vabbè, ci sta adesso, perché poi lunedì sono a casa. Voglio andare a vedere la benedetta cesta, perché l'avevamo vista ieri a 17 euro in offerta. Mio marito non l'ha voluta comprare, siamo andati in giro, costavano, ne avete visto tantissimo, e ho detto vado a vedere, così se la trovo ancora in offerta la prendo, 17 euro. E poi voglio andare da Terranova a prendere degli altri pantaloni come questi, che li ho visti di nuovo, questi qui che sono di Terranova, sono della linea Mom, io le adoro, ce l'ho sia così e anche nero, solo che quello nero era già grande prima, adesso che sono dimagrita mi sta due volte, vabbè, e le ho viste in altri colori, sempre in offerta, prendendone due 29 euro, cosa buonissima. E quindi vado a fare un giro anche lì, poi mi chiudo in casa, non credo di andare a camminare perché ho male al ginocchio, e mi dedico alle lavatrici. Allora porto fuori Joy, altrimenti mi porta lui fuori. Ok ragazze, tutto pronto, ho preparato anche i bidoni da buttare, tranne Joy non è un bidone da buttare, e così butto i bidoni, vado dalla mia mamma, vado a fare quei giri e poi ragazze, a salut, come si dice in Romagna, a salut, e mi chiudo in casa, vabbè, tranne per portare fuori Joy, e sto in casina, ho proprio tanto bisogno di stare a casa. E voglio assolutamente far sì che stasera le ceste siano vuote, mi faccio dare una mano dall'asciugatrice, perché domani vado al lavoro e voglio che queste no. Che non ho, diciamo, che io non abbia il pensiero dei panni, e faccio così. Adesso do due premietti al mio patatino, perché lui se l'aspetta ogni volta che noi andiamo via. Si mette sul divano e vuole due biscottini e lui è tranquillo. Eccomi a casa, però adesso vi faccio vedere tutto. Allora ragazzi, vi faccio vedere la cesta che ho preso appunto da Jask, l'ho trovata e ho capito perché venivano 17,50 euro, perché sono leggermente ammaccate, ma sinceramente non me ne frega niente. Allora, intanto vi faccio vedere i pantaloni che poi alla fine ho preso, mi hanno scalato anche 6 euro dalla tessera, quindi invece di 29,95 due paia. Siamo bellissimi questi pantaloni della mamma. Vedete, uno veniva a 19,99, due 29,99, li ho pagati con 6 euro in meno, quindi 22 qualcosa, e ne valgono la pena. Allora, il modello è sempre lui, Mom. Io mi sono innamorata di questo pantalone, questo modello mi piace tantissimo per quanto riguarda il mio fisico, perché ha le gambe leggermente larghe, io ho delle gambe abbastanza importanti, e quindi mi piace, e niente, le ho provati, mi sono piaciuti e l'ho preso così, come avete visto. Allora, la misura che ho preso è la 40 italiana e 36 europea, mi piace tantissimo, l'avete visto indossato, è molto morbido e mi piace, dietro è semplicissimo. E poi ho preso la che è sempre una 40 36 europea ed è di questo color ruggine, che mi piace molto. Questo secondo me va bene con il nero, beh, col bianco, col beige, ma anche una bella botta di colore non è male. Adesso io gli faccio fare un lavaggio breve, come sapete bene, e poi li metto fuori, speriamo che si asciughino, tanto oggi c'è una bellissima giornata di sole, tranne che, diciamo, domani, nel senso che da domani hanno detto che sarà sempre brutto. Vabbè. Allora, la cesta è questa qui, eccola qua, vedete, rigida con le due maniglie, le due prese, e
E niente, sono contentissima. Vedete che qui è leggermente rovinata, ma neanche più di tanto. Diciamo che a me piacciono fatte così. Naturalmente, se avessi avuto un buco, anche no, non l'avrei presa. Ma questo effetto un po' invecchiato, un po' rovinato, mi piace. E niente, ho preso lei. Il modello è questo, Basket, e l'ho pagata 17,50. Vi faccio vedere lo scontrino. 17,50. Che sei? Dove sei? Qui. 17,50. E niente, adesso la sistemo, metto dentro le coperte. Volevo ritirare anche quella che ho fuori, così la lavo, la metto in casa. E in più voglio assolutamente pulire il terrazzo, dare una bella aspirapolverata. Poi non vi ho fatto vedere il runner che io ho preso mesi fa da Jask, come l'ho sistemato. Adesso ve lo faccio vedere, perché mi piace tantissimo. Eccolo ragazzi, adesso ripeto, dallo schermo sembra tutto più scuro, ma è più chiaro rispetto al colore che si vede in fotocamera. L'ho messo qui in terrazzo, mi piace molto. Vabbè, adesso parte gli stendini che devo andare assolutamente a togliere, ma siccome ieri pioveva, ho preferito stenderli qua sotto. E quindi il runner l'ho messo qui. Adesso mi metto a pulire tutto il terrazzo in modo che è presentabile, anche se vi dirò non è sporchissimo. E poi ragazze, voglio domani, se riesco, andare alla Lidl quando esco dal lavoro e prendere una piantina. Mi sarebbe piaciuto prendere una piantina alla lavanda, perché questo cestino qui che io ho preso da IKEA tempo fa lo voglio comunque sistemare in cucina, e volevo metterci appunto una piantina, magari una piantina, anche una piantina aromatica, adesso vedo, altrimenti una bella piantina di lavanda. Voglio vedere se lo trovo alla Lidl, visto che partono da oggi, sono partite le offerte. Allora ragazzi, ho messo su una zucchina con un po' di olio, un po' di sale e qualche spicchio di aglio. Qui invece, dunque, questa qui è la pentolina che noi abbiamo preso al Conad, ragazzi, è favolosa. Il coperchio no, è delle pentole, cioè il coperchio è del set delle pentole che ci ha regalato il mobiliere, ed è perfetto, sembra proprio il suo. E vi dirò che ieri ho cotto appunto questo bulgur per me, per mia figlia, per mio marito, ed è favolosa perché i manici non bruciano, è veramente ottima, ottima, ottima. Dobbiamo prenderne un'altra più piccola di questa, diciamo proprio da il classico uovo, perché spesso io faccio, non so, i pancake e mi piacciono piccolini e un po' alti, e niente, dobbiamo prenderne un'altra fatta così, però più piccola. Allora, io adesso mi cuocio appunto le zucchine che andrò a inserire nel bulgur, e magari vado a metterci anche un po' di feta o dei pezzettini di grana per metterci, diciamo, le proteine. Aspirapolvere data anche su tutto il divano. Però adesso, prima che magari arrivino gli ospiti, voglio proprio sfoderarlo tutto e lavarlo, così dopo lo mettiamo ed è tutto a posto. Ho eliminato tutto da sopra quel tappeto, e vi dirò che l'elefante l'ho messo nel mobile del corridoio. Sapete che io ho un elefante vecchissimo che mi ha regalato mio papà tanti anni fa, tanti tanti anni fa, ancora quando ero con mio ex marito, e me lo sono sempre portato dietro perché lo adoro. E basta. Ciao amica cimice, da quant'è che non ci vedevamo? Potresti volare altrove? Grazie, molto gentile. Allora, ho appena dato lo straccio dappertutto. Niente, vuole restare con noi. Joy? Vero Joy? Vuole rimanere con noi, ma io preferirei che lei... Dio mio, questo... Che lei andasse dalla sua famiglia, vero? Vai, vai dai tuoi amici, vai, perché si sentono soli, ti stanno chiamando, ok? Ciao, ciao, ciao. Scusami, ma preferisco chiudere la finestra. Ragazzi, che schifo che mi fanno le cime. No, ma sei normale? Dimmi, sei normale? Ma... Ho finito tutto.
tutto bello a posto, tutto bello in ordine. Ditemi quello che vi pare, ma molti mi criticano, come vi dico sempre, perché pulisco, ma ragazzi, una volta che casa è pulita ha proprio tutta un'altra luce. A parte il profumo, il pavimento è venuto benissimo, si vede che è proprio pulito, è pazzesco. Devo solamente togliere quegli stendini e metterli dall'altra parte, perché adesso bene o male ho il posto. Joy, vieni. Ho il posto sotto al terrazzino, così lì è proprio tutto libero ed è venuto molto bene. Vi dirò che mi piace. Adesso ho tolto anche lei perché voglio lavarla, così la metto dentro la cesta. Adesso posiziono la cesta, così porto fuori Joy, anzi prima prendo il caffè, poi porto fuori Joy. Ho anche lavato a mano tutte le pentole, anzi adesso io le asciugo, altrimenti mi rimangono le gocce e mi danno fastidio, mi danno quel che di sporco. E poi niente, voglio iniziare anche ad editare qualche video. Per stasera bene o male so cosa fare, appunto ho il pesce e poi per me mi arrangio, io non ho problemi, vedo cosa c'è in frigorifero da terminare e devo pensare anche a cosa preparare domani per pranzo, perché io sono fuori, mia figlia adesso va via alle 7 della mattina e torna alle 7 e mezza di sera, quindi anche a lei le preparo il pranzo e per mio marito. Adesso ci penso nel tardo pomeriggio, vorrei un attimino riposarmi e basta, così questi qui sono a posto. Adesso ho preso il via a pulire le pentole, cioè a lavare le pentole a mano, perché in lavastoviglie per quanto sia si rovinano. Allora, adesso vado a sistemare la cesta, così ve la faccio vedere. Eccola qua ragazze, ho sistemato le due coperte, poi qui metterò la terza che ho messo, adesso sta lavando, e voilà. Non credo di lasciarla lì, sinceramente, penso di metterla qui appena libererò questo angolo qui, così è lì, quando abbiamo voglia delle coperte ce le andiamo a prendere e poi appena arriverà il divano nuovo, secondo me starà molto bene, perché ripeto, proseguiamo con lo stile della cucina anche qui, ma piano piano, con calma, perché questo stile a noi ci sta piacendo tantissimo, davvero tantissimo, e la sentiamo molto più casa, e quindi sicuramente la andrò a mettere lì. Adesso non guardate le scarpe perché devo portare fuori Joy, poi andrò a sistemare anche quella zona lì perché non mi piace, vabbè, la scritta home rimarrà perché mi piace tantissimo, quella lì invece cambierà posizione, forse l'andrò a mettere di nuovo nel mobile nel corridoio, che ancora non riesco a farvi vedere perché non è ancora finito, e quindi ve lo farò vedere una volta sistemato. Comunque questa qui è la nuova disposizione, cioè la nuova new entry della sala, e poi ripeto, quando ci sarà il divano bianco sarà completamente differente. Non so se manterremo ancora questo tappeto o tireremo su l'altro vecchio, che vi ricordate, quello marrone che ho comunque in cantina. L'ho lavato fuori nel terrazzo quest'estate, chiuso in celofanato, messo di sotto, quindi è pulito. Vediamo, perché a mio marito non è che piace tantissimo, vi ripeto, questo tappeto, a me piace, poi secondo me con il bianco del divano stacca un pochettino. Vediamo. Sì, andiamo, vediamo proseguendo nei nostri cambiamenti. La cucina, grazie perché vi è piaciuta tantissimo anche a noi, adesso la vedete un po' piena perché ho scatolette, pillole per il colesterolo e via dicendo. Qui ho messo il tagliere che ho preso ieri da casa, in questa posizione qui, perché mi piace tantissimo. E ragazze, mi sto trovando molto bene con questo spray che ho preso su Temu per l'olio. Mi sto trovando benissimo e al momento va molto bene. E vabbè, adesso lo tengo qui perché voglio avere le cose a portata di mano. E niente. Grazie ancora per i tanti complimenti per la cucina, grazie, siete,
straordinarie. Ragazzi, non vi dico la bontà di questa crostata, ne ho mangiato un pezzettino piccolo, buonissima, pasta frolla che ho fatto seguendo la ricetta della mia mamma, ma è la classica pasta frolla che cioè, trovate in giro come ricetta anche su Google, e la marmellata è del Conad ai mirtilli, buonissima. Il problema è che io, diciamo, ho acquistato questa alzatina bellissima a prezzo bassissimo, 4,99 euro, da non mi ricordo mai il nome di questo negozio, solo che non ha il coperchio, quindi devo assolutamente trovare un coperchio. Adesso sto mettendo la stagnola, però non mi piace, devo comprare il coperchio. Allora, io vi saluto perché voglio rilassarmi 10 minuti, poi siccome fuori c'è una giornata bellissima, con una temperatura straordinaria e da domani è andato pioggia, vado a farmi una bella camminata e così dopo mi faccio la doccia, mi lavo i capelli, anche se li ho lavati sabato, ma occorrono. Devo anzi prendere l'appuntamento con il parrucchiere. Basta ragazze, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, mi avete fatto una compagnia pazzesca, staremo insieme anche mercoledì, perché per me è mercoledì è una giornata importante, ho un po' di strizza, quando si fa quel tipo di esami lì si ha un po' di paura, però bisogna farli, non bisogna scappare davanti alla prevenzione, davanti agli esami, anche se lo farei molto volentieri, ma no, bisogna affrontarli e se ci sono delle cose da fare, farle e basta. Allora, io adesso vi saluto, vi voglio bene, fate le brave e grazie ancora per tutto. Voglio bene, ciao, al prossimo video.